dell'informazione, di valorizzazione della professione del giornalista, che sarà esattamente quello, in termini di gratificazione per chi lo fa e per chi intraprende in questo settore, uguale a quello di prima. Grazie. A John Elkann, che è un editore giovane, ma ha scelto di continuare a fare l'editore, che è una tradizione familiare, io voglio chiedere perché, che cosa gli... Perché ha ancora fiducia nell'editoria e nella stampa, in senso generale, più che nella stampa quella con la L, la S maiuscola? Ma che futuro pensa possa avere? Che scenari vede? Beh, innanzitutto i giornali danno informazioni e credo che il nostro bisogno di tutti, di informazione, sia un bisogno che c'è e che crescerà. Dunque, se uno fornisce dell'informazione, e come ci dicevano prima anche sia il dottor Bernabé, questa informazione sarà di qualità, c'è un grandissimo futuro per chi la sa fare. E i giornali sono dei certificatori di informazione, sono dei produttori di informazione, e sono capace di accompagnarci e nell'insegnarci, nell'apprenderci su quello che succede intorno a noi. E credo che il valore di questo sia un valore molto importante. Dopodiché, come uno riesce a apprezzarlo, e dunque come riesce effettivamente a far sì che ci sia un funzionamento economico intorno ai ricavi e ai costi, è la grande sfida che gli editori, soprattutto di carta stampata e di quotidiani, si trovano ad affrontare. E devo dire che è una sfida affascinante. Oggi effettivamente, se uno guarda quanto valgano i giornali, uno si rende conto che in questo momento si pensa che non c'è grande futuro e dunque il valore dei giornali è molto basso. Però effettivamente, se uno è in grado di trasformare questo valore, che esiste, perché il bisogno di informazione c'è un futuro straordinario davanti. Proprio nel libro che presentiamo oggi di Massimo Gaggi e Marco Bardazzi, l'ultima parte, che in qualche modo è una conclusione delle loro ricerche, ci spiegano come sia importante definire il periodo di transizione e come questo periodo deve essere vissuto. Non è che uno può passare immediatamente C'è anche un esempio automobilistico che fanno, come l'auto non è passata da un giorno all'altro dal carburatore all'iniezione elettronica. In mezzo c'è stata una fase punta in cui i motori hanno montato carburatori ancora meccanici, ma gestiti attraverso tecnologie elettroniche sempre più avanzate. Ecco, non credo che questa sia la soluzione ai giornali, però credo che sia molto importante essere in grado, da una parte, di far bene i giornali come noi li leggiamo oggi, e dall'altra parte cercare di capire cosa si può fare. Ed è proprio questo che noi in stampa facciamo, e il direttore Calabresi con tutti i suoi collaboratori e le persone che lavorano alla stampa stanno facendo esattamente questo. Da una parte facendo un giornale di carta fatto bene, vendendo un giornale che ha tanta qualità e che informa su quello che succede intorno a noi, e allo stesso tempo, grazie ai tanti mezzi che abbiamo, dunque su internet con un sito che è molto buono, sull'iPhone con un prodotto molto speciale che è diverso da quello che c'è su internet, e proprio sui nuovi strumenti di cui oggi ho appena ricevuto l'iPad due giorni fa, dunque in questo momento mi sto molto divertendo a vedere come funziona, e la stampa proprio a breve sta preparando qualcosa che sarà su questi iPad e di nuovo sarà diverso da quello che uno ha sull'iPhone. E credo che sia proprio questo il modo di affrontare il futuro. E ogni volta che abbiamo dell'innovazione, come viene detto in questo libro e anche da chi ha parlato prima, la sfida sia proprio quella di capire il funzionamento economico di questo. Dunque sono molto positivo per l'informazione e per i giornali, se uno è capace, da una parte, di preservare quello che c'è
e dall'altra di capire come cogliere le opportunità, e tutto questo compatibilmente con i ricavi e i costi. Bene, quindi adesso andrò a studiare com'è stato il passaggio dei motori per attrezzarmi. Massimo Gaggi, in questa parte del tavolo si è parlato dei modelli ibridi che possono nascere. Come vedi questa... Che cosa possono essere questi modelli ibridi, cioè il futuro, questo incrocio tra carta e multimedialità? Appunto, sì, certamente non è il carburatore, non c'è dubbio. Quel riferimento che faceva John Elkann era a una parte nella quale raccontiamo quello che in realtà sostengono alcuni professori di Harvard, che hanno studiato appunto l'evoluzione delle tecnologie e avvertono che appunto bisogna puntare sempre sull'innovazione, sul nuovo, ma bisogna stare anche attenti a non buttare via il vecchio troppo presto, cioè che esiste nell'evoluzione di tutti i processi produttivi un uso delle tecnologie mature, quindi la carta, come diceva appunto anche Franco Bernabé, ha una sua ricchezza. Buttarla via o buttarla via troppo presto sarebbe sicuramente un errore. Se, altro esempio che è stato fatto, se la Kodak avesse buttato via le pellicole quando 30 anni fa uscì la prima macchina fotografica digitale della Sony, se ricordo bene, probabilmente sarebbe fallita. Invece è riuscita ancora per alcuni decenni a cominciare a produrre anche lei macchine digitali sempre più raffinate, ma a continuare anche con la pellicola di celluloide. L'ultimo stabilimento l'ha chiuso l'anno scorso, diciamo, mantenendo in modo sempre più settoriale, per un pubblico sempre più ristretto, ma comunque di grande valore, la pellicola di celluloide, ha potuto finanziare lo sviluppo delle nuove tecnologie. Qualcosa del genere stiamo e dovremmo fare anche noi, e credo che appunto la cosa che rende molto interessante questo periodo, che per noi giornalisti è anche sconcertante perché vediamo il mondo cambiarci sotto il naso, regole che sono valse per due secoli, quelle appunto della stampa scritta, che evolvono molto rapidamente, però è anche appunto è sconcerto, ma è anche sorpresa e anche meraviglia per il nuovo che avanza. Ci sarà il giornalismo appunto dei cittadini, il giornalismo gratuito del cosiddetto crowdsourcing, cioè le persone che gratuitamente creano degli organi di stampa in rete. Sì, c'è anche questo, ma sicuramente ci esistono appunto delle formule ibride come quella che per esempio sta adottando questo sito di cui si parla molto negli Stati Uniti, l'Huffington Post, che è nato 5 anni fa come un modo di raccogliere intellettuali e persone ricche e famose, dei VIP, che avevano voglia di esternare gratuitamente, mettersi in mostra, fatto da questa, a quei tempi neanche giornalista, una donna, diciamo, della società americana. Anna Huffington oggi è un prodotto con 70 giornalisti professionisti e 6.000 collaboratori gratuiti, che mette quindi insieme le due formule, ma lo stesso New York Times, che pure è la cattedrale dell'informazione del giornalismo di carta, ormai, come raccontiamo nel libro, ha ormai sviluppato anche un'ampia area di cronache locali, di quartiere, che usa molto lo strumento del supporto dei ragazzi, dei giovani che fanno questo tipo di collaborazione a livello gratuito. Quindi sono formule ibride che in qualche modo dovranno interagire. È chiaramente un mondo che è in evoluzione molto rapida. È verissimo quello che diceva il manager di Google poco fa, che la scelta iniziale degli editori di offrire gratuitamente i contenuti online è stata fatta molto prima della nascita di Google. Fu, come ci hanno detto anche nel libro delle persone come l'ex direttore esecutivo del Wall Street Journal, fu un peccato di superbia, in qualche modo fu l'illusione di 10-15 anni fa che il giornalismo fosse in grado di sostenere sia il giornalismo scritto di carta e poi una nuova forma online totalmente aggiuntiva, cioè un mercato totalmente nuovo sostenuto esclusivamente dalla pubblicità. L'esperienza degli ultimi anni ci ha dimostrato che tutto questo non è vero o non è del tutto vero, nel senso che in qualche modo l'online in parte erode il mercato, in parte aggiuntivo, in parte erode il mercato della carta stampata, ma soprattutto la recessione globale degli ultimi anni e l'andamento di fondo del mercato pubblicitario ha portato molti editori,
primo fra tutti Murdoch, a valutare che la sola pubblicità non è in grado di sostenere l'editoria online, e quindi bisogna trovare in qualche modo altre forme di pagamento. Grazie. Cercando di essere sintetici, così facciamo il giro e un giochino finale, volevo chiedere a Marco Bardazzi, voi proponete una ricetta che già adesso ho visto in un corso universitario hanno ripreso, per cui state diventando famosi, delle 6C, che cos'è questa roba? Spero non avremo la responsabilità di rovinare tutta un'intera generazione di giornalisti, ma l'idea era di mettere insieme un po' con un giochino quelle che sono le esigenze che noi vediamo in questo momento. È inevitabile, e sarebbe un grosso errore, io penso, per il mondo editoriale, è inevitabile fare i conti con ciò che la rete ha introdotto o rilanciato nella vita di tutti noi, la voglia di condividere le informazioni, di scambiarcele, di stare in contatto con gli altri, anche di personalizzarle, pensiamo a tutto ciò che passa su Facebook da questo punto di vista. E proprio per questo abbiamo pensato che ci siano 3 C che definiscono queste nuove queste nuove esigenze che emergono dalla rete, e le 3 C sono la comunità, la condivisione e la conversazione. Credo che qualunque sia la ricetta che noi nel mondo dei giornali riusciremo a trovare per fondere insieme la carta con il digitale, non potremo non tener conto di ciò che emerge dal punto di vista in quest'era digitale, da questo punto di vista, da queste 3 esigenze che ci sono. Nello stesso tempo pensiamo di poter continuare ad offrire altre 3 C che sono altrettanto importanti e decisive, sono i contenuti, la credibilità e anche la creatività con cui il giornalismo viene fatto e continuerà ad essere fatto nel corso di questi anni. Ecco, le 6 C sono un po' la ricetta che un po' scherzosamente e sinteticamente abbiamo tentato di proporre, adesso si tratta poi di riempirla di ulteriori contenuti, cioè di un'altra C. Ecco, Stefano Maruzzi, se passasse dall'altra parte della barricata, allora ci dia dei consigli, se facesse l'editore di giornale o il direttore di giornale. Il mio sogno, se qualcuno mi vuole assumere. Benissimo. Che cosa farebbe? Qual è una ricetta? Ci dia dei consigli. Ah, guarda, la prima cosa è, mi sembra quasi una situazione paradossale, perché se uno analizza i dati, il consumo di contenuto è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, e quindi sentir parlare del settore delle media company in difficoltà quando il loro prodotto viene utilizzato sempre di più sembrerebbe assurdo. È ovvio che quello che sta succedendo grazie alla tecnologia è disruptive, ma non è soltanto questo. Separerei comunque la produzione di contenuto dal delivery e metterei al centro dell'attenzione il consumatore. Oggi, se vediamo cosa fa il consumatore, usa notizie di qualsiasi genere o contenuto di qualsiasi genere, perché ci focalizziamo sulle breaking news che hanno anche degli economics molto particolari, però ci sono delle notizie, delle forme di informazione, di entertainment che invece non sono così tanto sotto pressione come lo sono le breaking news. E il consumatore oggi, lo sappiamo, utilizza smartphones, utilizzerà presto pads, utilizza già internet per informarsi oltre agli altri canali. Quindi seguire quello che sta facendo il consumatore credo sia la prima strada da fare. Penso che dall'altra parte ci sia disponibilità a pagare per i contenuti, almeno se io proietto il mio comportamento verso l'esterno non ho nessuna difficoltà a considerare un buon investimento quello di fare subscription, ad esempio, a un prodotto che sia un prodotto di qualità. Ho già citato prima il Wall Street Journal, probabilmente sono 10-12 anni che sono abbonato alla versione online e quindi non ho nessuna difficoltà a considerare estensioni di questo modello nel momento in cui trovo che ci sia assolutamente convenienza. Direi che lo scenario di fondo forza l'editore o la media company a rifocalizzare su un aspetto chiave, cioè la qualità del prodotto che viene commercializzato, e trovo abbastanza naive, onestamente, anche il pensiero che si è letto in molte occasioni recentemente che i nuovi device risolveranno i problemi dell'editoria. Possono esserci device fantastici, ma se la qualità del prodotto che viene commercializzato è in linea con quello che altri editori rendono disponibile gratuitamente e non è sufficientemente
stimolante, differenziante, direi anche unica rispetto a quello che tutti gli altri mettono a disposizione, effettivamente sarà difficile che il semplice fatto che viene deliberata su un iPad o su un altro prodotto possa indurre i consumatori a pagare. Questo fa molto comodo per le media company. Seguivo proprio l'altro giorno una conferenza negli Stati Uniti dove gli editori sono molto molto tentati a farsi pagare per l'ubiquity, e cioè chargeare, far pagare il consumatore in più occasioni in funzione del dispositivo che utilizza. E ritornando al mio punto di partenza, mi sembra sufficientemente folle. Io vorrei avere una forte relationship con una media company, e a questo punto io considero iTunes e Apple, per esempio, una media company, anche se non sono una media company, ma sono un grosso distributore, e sono disposto a pagare, avere una forte relazione economica con loro e poi scegliere il dispositivo dal quale scaricare o utilizzare il loro contenuto. Wall Street, per esempio, nonostante io sia abbonato alla versione online, vorrebbe che pagassi 50 cents alla settimana per leggere esattamente lo stesso contenuto sulla. Non lo faccio, e non è per un problema dei 50 cents moltiplicato 52 settimane, perché comunque è un importo abbordabile, ma perché è abbastanza perverso come approccio. Grazie. Franco Bernabè, voi oggi tra l'altro avete presentato qui al Salone il nuovo store dedicato all'editoria digitale. Crede che davvero si cominceranno a leggere, prenderà piede anche la lettura dei libri su questi strumenti in Italia, che andremo a letto in spiaggia con un lettore digitale? Ma io, prima di rispondere a questa domanda, volevo fare un commento su quanto ha detto Maruzzi, perché io capisco l'ottimismo e l'entusiasmo di Google, perché in effetti dalla crescita enorme del traffico dati è l'unico che ci guadagna. Quello che sta succedendo però dal punto di vista dei produttori di contenuti, che ovviamente piangono abbondantemente, ma anche dal punto di vista delle telcos, delle compagnie telefoniche, che devono fare giganteschi investimenti per accomodare questa enorme crescita del traffico dati, la situazione è completamente diversa. Vi do una cifra che forse nessuno sa o nessuno conosce. La crescita del traffico dati è fatta, e le nostre risorse di rete sono impegnate per il 50%. Quindi voi immaginate l'immensa rete dati di Telecom Italia, che tra l'altro serve anche tutti gli operatori alternativi, è impegnata per il 50% da Imule e da BitTorrent, e per il resto 20% da YouTube. Quindi il 70% delle risorse di una rete immensa sono occupate dal download, in parte, direi quasi in larga parte illegale, di contenuti video. E dentro quei contenuti video voi potete immaginare che cosa c'è. Quindi è chiaro che questo non è un problema da esaminare con grande attenzione. Perché il peer-to-peer, così come si è sviluppato in questi anni, non credo che sia una soluzione efficiente per far crescere e per investire nella rete. Ma veniamo adesso invece alla domanda. Ed è coerente con quello che dicevo giusto adesso, per sottolineare un po' la differenza fra gli operatori che si chiamano over the top, cioè quelli che usano la rete ma che non hanno la rete, no? Come gli operatori internet, e gli operatori tradizionali, gli editori, ma anche le compagnie di telecomunicazione. Bene, per quanto riguarda l'editoria, l'approccio è stato quello, da parte degli over the tops, di creare dei giardini chiusi. Nel caso dell'editoria, noi abbiamo avuto per parecchio tempo un'unica soluzione, che era quella di Kindle e di Amazon, che era una soluzione che consentiva ad Amazon di fare praticamente tutto quello che voleva lei, costringendo gli editori a definire i prezzi in un certo modo, forzando gli autori a certi tipi di remunerazione. Ecco, noi ci siamo, e questo ha ritardato lo sviluppo di questo tipo di devices, perché chiaramente nessuno si vuol far ricattare da qualcun altro che ha il bastone in mano. Noi ci siamo posti invece dal punto di vista degli editori, cioè ci siamo detti che cosa può servire
perché questo mezzo diventi effettivamente un mezzo di massa. Quali sono le modalità attraverso le quali, no, si può superare la logica del giardino chiuso che dice da parte di Amazon: ma il prezzo lo faccio io, la remunerazione dell'autore la faccio io, ti detto io tutte le condizioni e tu fai quello che ti dico io all'interno del mio marketplace, all'interno del mio giardino. Noi abbiamo detto no, questo non può andare, e ci siamo posti in una prospettiva opposta, cioè che cosa dà libertà agli autori, che cosa dà libertà agli editori, che cosa dà libertà ai clienti di scegliere le modalità in cui vogliono pagare, il tipo di oggetto che vogliono avere, il tipo di editore al quale vogliono accedere. E noi abbiamo deciso di creare una piattaforma aperta, quindi dando agli editori il DRM che protegge il loro contenuto e quindi consente agli autori di essere remunerati per lo sforzo che fanno, dandogli un marketplace che naturalmente sarà integrativo di quello che avranno loro se vorranno avere un altro marketplace, ma noi aggiungeremo al marketplace elettronico il marketplace fisico, la catena di distribuzione dei nostri negozi, il sistema di caring dei nostri call center, quindi daremo un servizio integrato di distribuzione agli editori, un vero servizio di distribuzione. E poi ai clienti che cosa daremo? Daremo la connettività per l'e-ink gratis, quindi chiunque avrà uno di questi oggetti potrà nella tecnologia e-ink scaricare i contenuti editoriali senza pagare la connettività. Ecco, poi ci siamo anche posti il problema ovviamente degli oggetti. Certo, l'iPad è un bellissimo oggetto e noi lo commercializzeremo, però è un oggetto molto costoso e quindi non potrà essere un oggetto per una diffusione di massa. Ci siamo preoccupati anche di avere una serie di oggetti e la supply chain di questi oggetti, che oggi sono abbastanza disponibili, dove vanno integrate le piattaforme, ma che possono essere oggetti di poco costo e delle caratteristiche che servono ai lettori. Quindi abbiamo detto agli editori: non vi preoccupate della supply chain, la facciamo noi, ma se voi volete la vostra supply chain, se voi avete il fornitore che ve la offre, siete liberi di farlo. Quindi noi abbiamo scelto il mondo di internet, abbiamo scelto il mondo della libertà, non il mondo della costrizione, e il mondo della massima soddisfazione del cliente. Ecco, questo è il senso dell'operazione che noi vogliamo fare. Noi non vogliamo essere editori, noi non vogliamo essere in concorrenza con né con il marketplace degli altri, né ovviamente e tantomeno con gli editori. Però vogliamo che tutti quelli che fanno un mestiere possano farlo al meglio, per la soddisfazione dei clienti, i quali oggettivamente avranno un beneficio veramente molto importante. Il fatto che noi, per quanto riguarda la tecnologia e-ink, cioè quelli che è la tecnologia che ha usato Amazon per il Kindle, che non sarà ovviamente la tecnologia dell'iPad, perché l'iPad avrà un tipo di tariffazione diversa, perché evidentemente è più complesso, ma sulle tecnologie e-ink noi daremo la connettività gratis. Grazie. Allora, faccio la domanda l'ultima a John Elkann, poi ho visto che Maruzzi voleva fare una battuta di replica. No, a John Elkann volevo chiedere come è nato il suo rapporto con i giornali, come, in che modo, dove, come è nato e come si è costruito. Essendo figlio di un giornalista, sono cresciuto con i giornali, dunque fin da piccolo ho sempre avuto a casa giornali e fin da molto piccolo ho cominciato a leggere. Dunque la prima cosa che faccio da tanti anni è quella di leggere i giornali. E questo sicuramente è dovuto al fatto che, avendo un padre giornalista, sono stato molto esposto e mi ha permesso di conoscere questo mondo. Avevo anche un prozio, il fratello di mia nonna, che è stato un editore che ha fondato il Gruppo Espresso. Mio nonno era editore della Stampa. Dunque, per ragioni familiari, sono sempre stato molto vicino a questo mondo e ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da dentro, e indubbiamente questo mi ha appassionato. Dunque direi che è una tradizione di famiglia che sono molto orgoglioso di continuare.
voglio fare una domanda al volo e poi chiudiamo perché vedo Ernesto Olivero e il dibattito successivo. Diteci la verità, che cosa, partiamo da Gianel, che andiamo da questa parte e poi di qua, che cos'è la prima cosa che con cui vi informate ogni mattina? Guardate un sito, leggete un giornale, scaricate qualche cosa, guardate le mail, come vi arriva l'informazione la mattina? Sì, io ho l'abbonamento alla Stampa, dunque la prima cosa che leggo è la Stampa in versione cartacea. E poi sono più, andiamo oltre la Stampa perché sono, è più divertente onestamente andare oltre la Stampa. Che cos'altro legge? No, quello è il giornale che leggo prima cosa la mattina a casa, dopodiché in ufficio ho la rassegna stampa. Leggo due giornali che sono la Gazzetta dello Sport e il Financial Times e poi sono in continuo aggiornamento con prevalentemente il BlackBerry con molteplici sorgenti di informazione. Grazie. Io ho un misto elettronico analogico perché parto con il BlackBerry dove ho un efficientissimo ufficio stampa che mi fa avere la rassegna stampa tutte le mattine, per cui il mezzo più immediato per leggerlo è sul BlackBerry. Dopodiché sento la radio perché Rai 3 la mattina fa una bellissima rassegna stampa e mentre uno si fa la barba e sta uscendo sente Rai 3. Dopodiché c'ho ovviamente, da quando c'ho l'iPad, devo dire che effettivamente l'iPad mi ha cambiato, perché da quando c'ho l'iPad leggo i giornali sull'iPad rapidissimamente. Ovviamente dopodiché ho il mare di giornali in macchina che mi aspetta per arrivare in ufficio. Ecco, quindi è un mix analogico digitale. Nel mio caso è sveglia alle 5, prima il dovere aziendale, quindi leggo tutta la mail, controllo se qualcuno ha commentato qualcosa sul mio blog, vedo le statistiche del mio blog. E poi vado a correre con i podcast del Wall Street Journal, ancora sono The Coach, cioè con l'orizzonte limitato, oppure con altre fonti come Business Week, sempre sotto forma di podcast, Media Talk del Guardian. Queste sono le fonti che inizio mattina. Qualche giornale italiano le capita per le mani? La Stampa. Grazie, naturalmente. Non l'ho pagato, Marco Bardazzi, e chiudiamo con Massimo Gaggi. Ma a rischio di licenziamento io guardo prima Sky di G24, e poi vado online sulla stampa.it e poi dopo i giornali di carta appena arrivo in redazione. Massimo Gaggi, negli Stati Uniti. È un po' più complicato perché, come sai, negli Stati Uniti bisogna alzarsi molto presto, più o meno all'ora sua, alle 5, ma semplicemente perché poi ci sono 6 ore di fuso orario di differenza. E poi c'è un problema che, come sai, anche perché c'è vissuto fino a poco tempo fa, questi benedetti e anche maledetti grattacieli sono schermati con delle pareti d'acciaio per cui il wireless a volte fa le bizze. Allora, a seconda di come, siccome c'è la moglie che dorme nella stanza in cui c'è l'unico computer collegato via cavo, allora se si sveglia presto si va su quel computer, altrimenti si tenta il collegamento con il wireless e quindi si vedono i giornali americani, si comincia sempre da quelli americani. Se l'omino che porta i giornali è stato abbastanza tempestivo, invece a volte si comincia con la carta. Poi il primo ad alzarsi è il figlio più grande, che è diventato un accanito lettore di giornali, ahimè, grazie alla Gazzetta dello Sport. Va bene, vi ringrazio molto e buona serata.